Va bene, insomma, del personaggio, cosa devo dire? Io quando ho letto la sceneggiatura, e tu lo Sì. sai, Luca, non ho capito niente, assolutamente nulla, Ma i perché grandi attori non devono capire la non... E dai, storia. io, quella è la bellezza, hai capito? Ho avuto la fortuna soltanto, vabbè, poi non volevo farlo. È vero, registi che ho incontrato, gli ho È detto vero che non no. volevi farlo, che non sapessi niente, io ho dei dubbi a riguardo Ah, come, ho perché... fatto degli appunti, appunto, guarda che vi ho certo. detto tutte le cose che capite Segretamente per cui volevi. Ma volevo come l'hanno farlo. convinta? Poi, mi ha convinto Luca perché ho chiesto il doppio del denaro. Ti ho fatto un'offerta che non potevo Però, rifiutare. effettivamente, sono stato fortunato Ma perché perché... era già lo studio del personaggio di Dino De Gregorio? No, dai, no, guarda. Trattavi. Noi andavamo in un ristorante a Milano, che è un famoso ristorante, Giannino mi sembra, Giannino, che era sì. frequentato da tutti i giocatori, Berlusconi, le cose, cioè. E lì ho incontrato una sera due, come si chiama, che personaggio faccio? Un procuratore, non sapevo neanche che cosa fosse. Ho incontrato due, ho parlato con loro, gli ho detto guardate, io devo fare un personaggio che riguarda voi. Ma in realtà non ho capito assolutamente nulla, spiegatemi qualcosa perché sono molto confuso, mi sembra tutto molto ambiguo. Fai così, non ti preoccupare, vedrai che è una cosa così. E io ho seguito questa regola, quindi l'ho inventato scena per scena. È vero, registi siete, ve l'ho detto. Assolutamente Anzi, abbiamo sempre litigato in un modo carino, anche non carino spesso, perché volevano delle cose, sono i fratelli Cohen, non sono i fratelli Cohen, lo diventerete forse, ma che ne so, a parte che Sky, tu hai parlato di Sky, sai che Fox Crime sono le l'ho sorelle inaugurato Barilla, io, Fox Crime tantissimi tantissimi anni fa, per quello ho detto che sono il più vecchio, infatti i fondazione. vecchi portano la cravatta per rispetto per il pubblico, lo faccio per sempre, non mi presento mai senza cravatta, vergognatevi voi. Allora, e quindi ho fatto questo personaggio così, inventandomelo. Tu mi hai detto che l'ho fatto bene? Molto L'avete bene. visto? Vabbè, io non lo vedrò, ma sono convinto che qualcosa di buono forse sono riuscito a farlo. Poi sono riuscito a lavorare con due miei allievi, perché io ho insegnato al centro sperimentale. Uno sta lì, Cruzzino, eh? Sei contento, eh? Vedi le cose. Non è che abbiamo fatto tante lezioni, ma insomma qualche volta mi hai visto al centro. Ma soprattutto lei, la protagonista. È vero che sei stata la mia allieva, eccetera. Casualità? Eh no, Non ma siete credo. bravi. Lui non lo è stato, probabilmente si vedrà. Destino. Ma quanto si diverte a lavorare con questi ragazzi? Ma certo, scusa, ma poi questo mestiere, come si chiama? Jouer, to play, è un gioco, io mi porto avanti ancora questo gioco. In questo momento sto raccontando forse delle bugie, sto giocando con voi, recito sempre, che è la cosa più divertente nella vita. Sono in realtà, non sono reale. Sono virtuale, È il primo sono attore virtuale. che viene dal metaverso. Questo. No, quello ancora ci devo entrare, avrai delle sorprese, mi pagherai quattro volte. Va bene, comunque, prima si è parlato molto in un'altra intervista del ritmo. Ebbene, è vero o no? Voi siete rimasti un po' stravolti, il ritmo, che cos'è il ritmo? No, invece questo spettacolo ha un bellissimo ritmo. Io non l'ho ancora visto, ma ho visto come è girato questi due fratelli Cohen, come si chiamano, è vero. Però poi è strano perché prima reciti una scena con un regista, poi te ne arriva un altro. Non mi era mai successo nella vita di avere due registi, la Vede, prima volta capitano me sempre cose ne dai nuove. quattro. E quindi il fatto di avere il ritmo è importantissimo. E le scene sono veramente molto ritmate, anche perché ci sono moltissimi colpi di scena, molti nodi drammatici, no? Poi per me è facile perché io vivo una malattia dall'inizio alla fine, che è una specie di demenza senile, avendo la mia età è facile anche farla, e quindi mi rifugiavo in questa malattia, che è stata una delle cose più difficili da fare, secondo me. E poi ci sono molte partite, pezzi di partita che appunto fatto con te, ma che è da presa. Quante? Sì. 11. 11. Io ho lavorato con Tony Scott con 45 macchine da presa una notte, quindi devi ancora avere Io molta una notte mi pratica. sono sognato 45 45 macchine da presa macchine sono tante, eh? Man on fire. Tiramenti dei camera car che verranno montati 3 secondi. Pensa a 45, ho Vabbè, buttato mezzo lunghi l'ho fatti con minuto. voi. Vabbè, basta, non voglio vedere altro, non mi annoio più. Fra un po' io devo partire, devo andare a fare un'altra cosa a Milano stanotte. E noi la No, è vero, ringraziamo per devo fare essere... Manzoni, pensa, a Ah, Milano. addirittura.
Wow, certo, perché... che bello, no? Meraviglioso. Il lago di Como, wow. Cioè, carino. Maestro, grazie. Prego. Facciamo un bel applauso.